Ciao a tutti, bentornati all'Orsa Minore. Oggi siamo con Flaviano Bianchini e parleremo del suo ultimo libro che è Migrantes, che è questo viaggio attraverso il Messico alla ricerca di un sogno americano. Cos'è un viaggio di migrazione e per cosa è diverso rispetto alle altre tipologie di viaggio che sono un pochino più leggere, mettiamola. È un viaggio di migrazione, è un viaggio in cui una persona si sposta da un posto all'altro non tanto per piacere, ma perché deve in qualche modo spostarsi. La differenza è appunto che non ci si sposta per un mese per poi tornare a casa il mese dopo, non si va 2 settimane al mare, ma è un viaggio in cui ci si sposta per tutta la vita. Si parte e non si sa se si ritorna, quando si ritorna. Quella è probabilmente la differenza più grossa tra un viaggio di migrazione e un altro tipo di viaggio. Diciamo quindi un viaggio che si è costretti in qualche modo a fare per le condizioni che si trovano nella terra. I sociologi parlano di migrazioni pull e migrazioni push, cioè quelle che sono spinte, quindi le persone che vengono spinte fuori dalla loro terra per motivi sociali, ambientali, politici. E le push, che sono quelle per cui le persone vengono attratte al di fuori della terra, dalla propria terra, magari da un sogno effimero costruito ad arte nei cinema. È la classica migrazione verso gli Stati Uniti per cercare il sogno americano che poi esiste solo ad Hollywood. Che quindi è un pochino quella che stiamo vivendo qui in Europa con le migrazioni dalla Siria e dall'Africa, e come invece descrivi nel tuo viaggio, nel libro di cui parli, in cui parli del tuo viaggio, la migrazione dall'America, dal Sud America, dal Centro America verso gli Stati Uniti. Tu ti occupi di queste cose, quindi prima di imbarcarti nella scrittura di questo libro e nel viaggio stesso, avevi un'idea, avevi già un'immagine di quello che succedeva, che spesso qui in Europa non arriva? Chiaramente io ho vissuto a lungo in America Latina, io sono direttore di Source International, che è un'organizzazione che si occupa di diritti umani e di industrie estrattive in America Latina, e quindi sì, ne ero a conoscenza di quello che è questo tipo di viaggio, però chiaramente un conto è saperne qualcosa, un conto è poi trovarci, sì. Viverlo. Ecco perché nel tuo libro tu non sei più Flaviano Bianchini, ma Aymar Blanco. Quindi spedisci il tuo scudo, vale a dire il passaporto italiano, a un amico e diventi un migrante. Quali sono le difficoltà, le cose negative e le cose positive che hai vissuto in questo cammino, in questo percorso? Sono tanti, sicuramente il doversi spostare, dover comunque percorrere questi 4.000 km, non si hanno documenti, bisogna insomma in qualche modo arrangiarsi, si finisce a viaggiare quasi sempre sul tetto di treni merci. Poi le difficoltà della situazione politica del Messico e sociale, in cui ci sono queste bande di criminali, la polizia anche, che poi in fondo è una banda di criminali in divisa, che ti rapiscono, ti derubano, violentano le donne e non solo. Poi c'è il freddo, si attraversano montagne, c'è il caldo nel deserto, c'è la sete, la fame, l'assenza di sonno, che è veramente una privazione tremenda. Quando sei sul tetto del treno non si può dormire, se addormenti caschi giù, è finito. Quindi sono tantissime le difficoltà. E le cose belle sono insomma comunque l'umanità e il supporto reciproco, l'aiuto di alcune persone che come la Spatronas, che ti su queste signore che ti lanciano l'acqua e le tortillas mentre viaggi sul treno, o anche contadini che ti ospitano a casa loro rischiando 20 anni di carcere, ma pur di salvarti dal freddo. Quindi è un po' questo contrasto tra tanto brutto,
le cose brutte del genere umano con anche delle cose molto belle. Questo è un libro, innanzitutto ve lo consiglio perché letto e finito in una giornata, in un batter d'occhio, perché è una finestra su un mondo che non sempre abbiamo l'occasione di vedere. Pubblicato dalla Biblioteca Franco Serrantini Edizioni, e ve lo consiglio per Natale. Se volete saperne di più, venite in libreria cercate, se non venite qui mi arrabbio un po', però cercatelo in altre librerie. La Pro al Dio ringrazio Flaviano per questa breve apparizione, e la prossima volta parleremo di un altro tipo di viaggi, perché sono molteplici.